Dopo questo video non guarderete più una scatoletta di tonno con gli stessi occhi. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi un video dedicato al Natale davvero davvero carino. Idea estrapolata da un mercatino del Natale un paio di anni fa, troppo carina. Vidi questa idea fatta da una ragazza dolcissima, ho conservato con me l'idea per 2 anni, adesso voglio metterla online perché è troppo troppo bella. È un presepe in scatola, anzi un presepe in scatoletta, tutto oggetto di riciclo. Infatti vedrete come costruire un presepe con una scatoletta di tonno e le linguette, quelle che servono per aprire le scatolette. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro presepe in scatola. E sì, avete capito bene, oggi ricicleremo una scatoletta del tonno che voi vedete già così dorata anche sull'esterno, perché io ho dato una mano di... gli ho dato una spruzzata di dorato, ma potete anche non farlo visto che la ricoprirò tutta quanta. Io lo faccio per eccesso di zelo, diciamo così, e perché mi piace complicarmi la vita. Quindi una scatoletta di tonno, ovviamente ben vuota e pulita, delle linguette di lattine, ce ne occorreranno 2 di misura, diciamo così, standard, 2 grandi e una più piccolina. Quella piccolina è quella delle lattine di Coca-Cola, per intenderci, quelle grandi, quelle delle lattine dei pelati, dei brillantini rossi, degli spumoni o decorazioni natalizie, non so se usarli rossi o dorati. Io questi qua, il Winter 2016 che ho comprato all'IKEA, credo che lo userò rosso comunque alla fine, forbici, smalti, soprattutto il blu, il bianco, dobbiamo creare degli azzurri e un marrone. E poi ho fatto con del DAS, ma voi potete farlo con qualunque pasta modellabile, delle palline. Perché vi ricordate le bamboline che abbiamo fatto, le spilline tipo matrioska con le linguette delle lattine? Vi metto qua il link. Dobbiamo fare la stessa cosa anche con questi, quindi dobbiamo creare una sorta di faccetta per le nostre linguette, perché proprio questi saranno i personaggi del nostro presepe: Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Ci occorreranno un paio di forbici, poi una stellina, io userò questa, potete ritagliarla anche con la carta. Questa è una candelina che ho comprato da Tiger in un set dove ci sono anche cuoricini e alberelli di Natale, che appunto priverò del bastoncino e userò appunto come stella cometa, perché mi piace molto l'idea che poi la notte di Natale possa essere accesa. Poi gli occorreranno dei pezzettini di carta per fare i vestitini. Io ho preso questo sul marrone per il vestitino di Giuseppe, questo a righe azzurra per il vestitino della Madonna e questa a cristalli di neve, sempre azzurro chiaro chiaro, per il vestitino di Gesù Bambino. Per rivestire la scatoletta userò delle carte decorate. Io ho preso questa con tutti i motivi di Natale, ma si può usare per esempio anche il verdone, lo scozzese, questo rosso che va molto quest'anno, e poi userò una di queste etichette che non nascono come etichette, nasce come carta, per ritagliare un messaggio di Natale, e io ritaglierò Peace, Joy and Love, ma questi sono facilissimamente scaricabili da internet. Poi userò della pasta di glitter, vi ho insegnato come si fa, qui trovate il link. Anche questa non è del tutto facoltativa, potete usare anche la colla glitterata, naturalmente la nostra mitica colla attacca tutto. Se vorrete potete usare anche la pistola per colla a caldo. E poi useremo anche gli acrilici per dipingere le faccette dei nostri personaggi. Cominciamo subito. Come prima cosa coloro le mie faccine. Prendo un pennello del rosa e del bianco che mischierò insieme. Naturalmente non farò un incarnato color carne perfetto, tanto non mi interessa, cioè mi interessa che abbia anche un po', anzi, l'aspetto bamboleggiante, quindi metterò il bianco nell'incarnato e andrò a dipingere il faccino. Prendo le linguette e misuro la loro posizione, perché è questo, perché così saprò dove mettere barba, capelli e via discorrendo. Direi proprio perfetto. Adesso fatto ciò, prendiamo lo smalto e coloriamo i vestitini.
per fare questa operazione metterò i guanti perché non voglio rovinarmi lo smalto. Allora, abbiamo detto Gesù bambino con un tono di azzurro chiaro, userò del verde acqua, anzi dell'azzurro Tiffany, del blu Tiffany e un po' di blu, e piano piano vado a colorare tutta la linguetta e lascio asciugare con un blu un po' più intenso. Andrò a dipingere la Madonnina e adesso un marroncino un po' per l'escentino, sì, per Joseph, e lasciamo asciugare. Nel frattempo prendiamo nuovamente le faccettine e cominciamo a comporle con quelli che sono gli elementi figurativi. E allora, cosa sono gli elementi figurativi? Ma occhi, naso, bocca, insomma, facciamo la faccia ai nostri personaggi. Mettiamoci la faccia, prendiamo del nero, facciamo gli occhietti a Giuseppe. Ma anche la barba. Ed ecco qui Giuseppe. E la Madonnina la facciamo castana chiaro. Eccolo qua. E adesso il bambinello. Allora, eccolo qui. Lasciamoli asciugare. Mentre tutto va ad asciugare, noi prendiamo la base da taglio e foderiamo la nostra lattina. E allora, prendiamo la lattina, prendiamo la squadretta e vediamo quanto è alta la parte da foderare. Nel mio caso, nel caso della mia lattina, è 2 cm e 2. Quindi faccio una bella striscia da 2 cm e 2 e vado ad incollarla lungo tutto il bordo. Potrei farla tutta verde, verrebbe bellissima lo stesso, ma preferisco invece farla un pochettino più allegra, più patchwork. Stringete bene, perfetto. Perfetto. A questo punto, con un pochino di carta, fatevi delle strisce da circa un centimetro, facciamo i piedini alla scatolina, perché dovrà pur stare in piedi questa scatoletta, no? E li facciamo arrotolando semplicemente, creando un rotolino appunto con la carta, e chiudiamola. Prendiamo due brillocchini rosso fuego che stiano bene con la grandezza del nostro piedino. Benissimo, prima di attaccarle definitivamente, di queste rotelline dobbiamo farne 4. Adesso attacchiamo i piedini in maniera tale da farli stare equidistanti da una parte all'altra. Guardate, ne metterò uno qui, ne metterò uno qui e uno qui, e poi altri due nella parte sottostante. Faccio prima a farvi vedere che a raccontarvi tutto. Ok, in modo che quando poi voglio appoggiare la scatoletta lei rimanga così in piedi e sia carinamente guarnita. Ah, che tenera! Adesso basta, mettiamo da parte la scatolina e pensiamo ai nostri personaggi. Allora, come prima cosa le fissiamo le faccine all'interno del loro alloggio e facciamole stare ferme con un punto di colla a caldo. Nel frattempo prendiamo i 3 pezzettini di carta che erano i vestitini e ritagliamoli della misura giusta per essere alloggiati all'interno del buchini delle lattine. Tiamo dritta la veste, perfetto. Prendiamo l'orma e ritagliamo. Sporchiamo il retro della lattina con un po' di colla. Facciamola tirare leggermente, quindi poppete. Adagiamo il vestitino. Metti a fuoco.
Ok, dopo aver fatto questa operazione, prendiamo i nostri soggettini e rendiamoli belli lucidi, cristallizzando il tutto con una mano di smalto trasparente che io passo anche sulla carta per rendere tutto più lucido e più omogeneo. Cosa faccio? Innanzitutto tolgo dalla stellina piano piano, ecco qua, avete capito? L'asticella. Metto un po' di colla a caldo qui all'apice della mia scatoletta di tonno. Faccio raffreddare leggermente perché sennò poi mi fonde la cera e attacco così. Prendo un po' del mio striscione e faccio una rotellina senza fare nulla di particolare, creo semplicemente un fondo e lo metto dentro. Non lo fisso nemmeno perché proprio voglio dare quell'idea di del tutto così messo a caso. Prendiamo adesso il mio messaggio augurale con uno smalto rosso, se ce lo avete, o con un acrilico o con la glitter paste, meglio ancora. Sporcate tutto il laterale del vostro messaggio augurale. Anche qui lasciamo il tutto molto molto easy, nel senso anche imperfetto, perché voglio che rimanga proprio l'idea del fatto in casa. Prendiamo la nostra scatolina, mettiamo un punto di colla a caldo, e appiccichiamo sul retro il nostro messaggio augurale. Bene, adesso la scatolina si presenta così, fronte e retro. Dobbiamo inserire i nostri soggetti protagonisti, che sono Giuseppe, la Madonnina e Gesù bambino, che va al centro. Mettiamo un po' di colla a caldo su Giuseppe e Madonnina e su di essi appiccichiamo Gesù bambino. Una volta che il tutto è ben asciutto, prendiamo la Sacra Famiglia, sporchiamo di colla il bordo inferiore e inseriamo la Sacra Famiglia all'interno della lattina. Voilà! Ma non è troppo carino? Guardate che bello questo presepio! E allora adesso lo faccio asciugare molto bene, perché sennò le statuine cadono da una parte o dall'altra. Dopodiché faccio le foto e ve le metto bene in evidenza. Da oggi il tonno non lo mangerete più con la stessa voglia. Tutti a mangiare tonno stasera, per preparare i nostri presepi in scatola. Davanti così, dietro così. Buon Natale a tutti, buona preparazione al Natale, tanta gioia, felicità e pace a tutti voi. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Guardatelo live, quanto è bellino, sia nella parte davanti che nella posteriore. L'ho curato in ogni minimo dettaglio per creare con veramente niente, con pochissimo investimento, un regalino che sia delizioso, significativo, fatto soprattutto di lavoro, di amore e di pensiero per la persona a cui lo si vuole donare. Io sono quasi sicura che questo video vi sia piaciuto, ma per esserne certa datemene la conferma lasciandomi un bel pollice
pollice in su e condividendo questo video sulle vostre pagine Facebook. Questo aiuterà Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni e io di questo vi sono estremamente, enormemente, infinitamente grata. Vi aspetto tutti giorno 26 novembre, sabato 26 novembre, presso il Salone dell'Hobbistica e della Creatività del Mondo Creativo a Bologna, al Centro Fiere, in Piazza della Costituzione, numero 9, padiglione D, al Centro Servizi, padiglione D, ci sarà l'incontro di Arte per Te, alle ore 17 del 26 novembre. Sarò lì ad aspettarvi a braccia aperte. Saremo lì perché ci sarà anche Gabriele insieme a me e vi aspetteremo tutti a braccia aperte per trascorrere insieme un pomeriggio fatto di scambio, finalmente live, dove chiacchiereremo insieme, ci abbracceremo, faremo tante foto, mi domanderete tutto quello che vorrete e finalmente potrò darvi un volto, conoscervi fisicamente e ringraziarvi dal vivo per tutto l'affetto che mi date. Ad aspettarvi insieme a me ci sono anche tanti regalini offerti dalla Pentel e dalla Ferrario, quindi dedicati a voi e alle belle arti che voi coltivate. Aspetto tutti col cuore in gola e a braccia aperte, è vero, sono sempre molto ansiosa e tesa quando ci sono gli incontri di Arte per Te, e poi la bellezza è conoscervi, quindi vi aspetto tutti, e anche quest'anno passate questo periodo insieme ad Arte per Te. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!